Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Voici le SOS d'un taillant en détresse. Je mûris le pied sous le sol. Io dal punto di vista tecnico non posso dirti niente, perché hai un controllo della voce incredibile, bravo, complimenti. Ma non è solo questo, cioè è anche l'interpretazione. Ma tu puoi dirci qualche cosa di più sul perché hai scelto di cantare questo pezzo che non avevo mai sentito? Perché ho vissuto dei momenti di discriminazioni che mi hanno fatto stare davvero male, e quindi con questa canzone mi sento libero ed esprimo tutto, mi sento proprio, quindi spero vi sia piaciuto molto, moltissimo. Antonio, sono senza parole, è stata di sicuro una delle performance più incredibili che abbia mai visto a Got Talent, e si vede che ci metti proprio il cuore. Beh, devo dire, eccezionale, non avevo mai sentito. Grazie. Non avevo mai sentito cantare così e così bene in tutte le tonalità, devo dire è imbarazzante. Sei veramente formidabile. Credo che, beh, obiettivamente io che non so cantare un po' sarei discriminante nei tuoi confronti, perché sarebbe solo invidia, voglio dire. Si è capito benissimo tutto quello che tu volevi trasmettere a noi, al pubblico oggi, quindi sono felice se ti sei liberato da tanta schifezza che avevi dentro, quindi bravo, bravissimo e complimenti. Questa sicuramente sarà la tua strada, quindi continua così. Ok, votiamo. Elio? Allora, io voglio dire che dopo una prima fase in cui eri teso, poi quando ti sei un po', diciamo così, rassicurato, hai cantato alla grandissima. Io non so se nel corso di questa edizione
potrò assistere a una prova più coinvolgente. Per cui... Sì. Bravissimo, bravissimo. Davide, c'hai 14 anni, hai già una fortissima passione, sei già un virtuoso, sei già tantissime cose, grazie quindi infinite. Già sei pronto per fare questo lavoro, secondo me. Grazie, grazie. Bravo. Bravo, è così pronto che mi piaci molto. Io vado. I know. Hey,
grazie. Mi sei piaciuto molto. Grazie mille, mi fa molto grazie, sei, ma io mi auguro che tu diventi un grande musicista, te lo meriti subito. Grazie. Grazie mille. E voilà, li produco io. Facciamo i complimenti a Davide, che è ufficialmente in finale. Grazie mille. E facciamo un applauso pure a Mara Maionchi, che ci ha messo la mano. Brava Mara. Bravo, poi 14 anni. Bravo. Grazie veramente. Io voglio farti un complimento oltre a tutti gli altri, perché insomma hai un bellissimo suono, hai personalità, ma poi tu hai fatto una scelta che in quest'epoca sembra quasi assurda, cioè quella di suonare uno strumento difficile. Questa è l'epoca delle scelte comode, no? Si cerca di accompagnarsi sempre con delle basi pronte, no? Invece tu hai fatto questa scelta assurda, suonare la tromba, che è difficilissima, ve lo dico. Bravo. Grazie. Ed è per quello che ti ho dato il Golden, perché è molto faticoso suonare la tromba e tu sei molto bravo, hai molta scioltezza, mi sei piaciuto molto, veramente. Grande. Molto. Bravo Davide. Allora ci vediamo in finale. Certo, comunque. Grazie mille, torna da chi ti ha concepito. Okay. Ciao! Bravo Davide, ciao! Allora noi siamo qui, tu sei lì, vai. Perfetto. Vai Davide. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, would you capture it or just let it slip? Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up. He's so mad, but he won't give up, daddy. He knows he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't pass. You better lose his health in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose his health in the music. Senti Davide, ma tutto quello che abbiamo visto qui, te lo sei inventato tu? Sei andato a qualche scuola? Allora io faccio una scuola di breakdance. Ok. Però per il fatto Covid mi alleno da 2 anni a casa. Ah wow. Quindi... Bravissimo. Davide, io ti dico davvero la verità. Io non penso di aver mai visto un ragazzino di 12 anni su un palco avere la tua sicurezza, avere la tua proprietà di linguaggio e avere questa decisione nel ballo. E faccio i complimenti anche a tuo padre, perché si vede che ti ha supportato nella maniera più sana possibile per realizzare, diciamo, il tuo sogno di ballare. Bravissimo. Grazie. Sei stato molto bravo, molto sicuro. Hai fatto dei movimenti molto, molto interessanti e sicuramente molto difficili. Mi sei piaciuto moltissimo. Grazie. Allora Davide,
Mi sei piaciuto veramente in tutto. Mi piace la tua attitudine, mi piace la canzone che hai scelto e sono sicura che la scelta della musica viene anche proprio dai 2 anni che hai passato a casa da solo, arrabbiato, incavolato nero perché non potevi uscire, non potevi andare a ballare così. E io sono sicura, anzi sicurissima, che se non faccio questa cosa stasera me ne pentirò. Facciamo i complimenti a Davide, facciamogli un grande applauso perché è ufficialmente in finale. Allora, adesso che si può andare, ci vediamo in finale. Cazzichissimo. Grazie mille a tutti. Ciao Davide, bello. Volevo chiederti, prima di passare ai commenti, se questa cosa te l'hanno insegnata in Egitto alle scuole medie. È un no. Vai Frank. È uno dei più grandi talenti che abbiamo visto quest'anno, senza ombra di dubbio. Grazie. Beh, fantastico. Non avrei mai supposto che si potesse tirare fuori da un flauto dolce quello che hai fatto tu. Sì, perché il suono è non è gradevolissimo, no, del flauto no, dolce. Poi... Tu ci hai dato un beat fortissimo, fortissimo, uno stile, poi molto personale tuo. Bravissimo. Molto bravo, complimenti. Grazie. Assolutamente d'accordo con quello che ha detto Frank, sei in assoluto il talento più grande che abbiamo visto finora e complimenti, una velocità, un beat fantastico, veramente una cosa incredibile, bravo. Grazie. Sono esterrefatto, in Italia una cosa del genere con un flauto dolce io non l'avevo mai sentita, sei stato veramente straordinario e anche imprevedibile. Passiamo ai voti. Dai,
dai Francesco. Per me è un gigantesco sì. Anche per me sì. E sono tre sì. Credevo l'avrebbe dato Frank. E sono quattro sì. Grazie. Grande metà. Bravo. Bravissimo. Grazie. Dovevo dare il conto. Tu sei... Guarda, io ti ho guardato apposta, Frank. Ma perché? Bravissimo! Wow! Are you happy? Yeah, it's so cool, yeah. E chiamalo indietro! Ma non si può! No, ormai l'hai perso, sei andata, è andata. Thanks for being here and hope to see you again. Maybe in the finale, who knows? Bye! Ma non si può fare! Vieni con me. Mettiti qua. Io non ti ho detto niente. Cosa sta accadendo? Metat, is this your first time in Italy? Yeah. I think you're gonna remember this. Bravo, bravo. Medan, sei in finale, sei direttamente in finale! Grazie Elio, senza di te. Hai fatto bene. Bene! Grazie.
Grazie. Penso veramente che il senso di Italia's Got Talent siano le persone che salgono su questo palco e ci dimostrano che tutto è possibile, non ci sono limiti. Grandissimo, davvero. Ma ti lascio con il giudice. Vi annuncio che Simone è ufficialmente in finale. Grazie. Complimenti, Simone. Grazie. Facciamo un applauso anche a Lodovica che ha dato il suo golden buzzer. Che bello. Beh, noi che dobbiamo giudicare? Cioè, una delle performance più belle che abbiamo mai visto. Fenomenale. Grazie, grazie. La danza per me è una salvezza. E quando sento la musica nelle vibrazioni del corpo non vedo più nessuno, mi sento libero. Niente impossibile, lasciamoci andare. Perché vai forte, tanto. Simone, bravo, Simone, grazie mille. Grazie. Ciao, grazie Simone. A te, Simone. Cercava il vostro sguardo. Bravi. Oh, il finale. Colleghi, Frecciacore. Ce l'hai, Mara? Grazie mille. Golden Bud! Golden Bud! La facciamo? Ce l'hai anche tu, Frecciacore. Tutti hanno il Frecciacore. Thank you.
Complimenti. Ma poi belli. Eccezionale. Allora, Kimberly e Holler sono ufficialmente in finale. Complimenti. Non c'è nulla da commentare, non abbiamo mai visto una cosa del genere sul palco di Italia's Got Talent. Grazie. Ci avete messi tutti d'accordo. Mi avete fatto paura. Quando lei girava così ho avuto paura. Sì, Mamma mia. Terribile. E io a questo punto farei un applauso anche ai quattro giudici di Italia's Got Talent, cioè che noi hanno dato il primo Golden Collettivo. Grazie, Simon Cowell. Grazie, Simon Cowell. Ciao, per averci dato questa opportunità. Complimenti. Grazie. Bravissimi. Grazie davvero. Bravi ragazzi, veramente. Complimenti. Grazie. Ci rivediamo in finale. Complimenti. Ci vediamo lì. Grazie. The future is gold. Grazie. The future is gold. The future is gold. Grazie mille. The future is gold. Pure bravi attori.